Benvenuti nel nostro canale esclusivo. Iscrivetevi e attivate la campanella per essere sempre aggiornati. Una triste notizia ha colpito il mondo dello spettacolo. Sabrina Giambartolomei, celebre produttrice e organizzatrice di eventi, è venuta a mancare all'età di 50 anni. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti increduli e addolorati. Sabato 29 luglio, Sabrina è stata portata in ospedale Sant'Andrea di Roma, dove purtroppo non è riuscita a superare una malattia improvvisa. Il sindaco di Nepi, Franco Vita, sua città natale, ha espresso il proprio cordoglio, rivolgendo un abbraccio ai familiari di Sabrina colpiti da questo triste lutto. È stata una perdita prematura per la comunità di Nepi, dove la famiglia di Giambartolomei era molto amata e conosciuta. I funerali della talentuosa produttrice e amata donna sono previsti per domani, lunedì 31 luglio, alle 16:30 presso il Duomo di Nepi. Tra coloro che hanno voluto ricordare Sabrina con affetto c'è anche Maria Grazia Cucinotta, che era sua amica del cuore. Sul suo profilo social, ha scritto: «Ho aspettato che ti svegliassi e tutto ricominciasse tra le tue risate e gli abbracci dove ritornavi bambina e io ti stringevo forte. Invece hai continuato il tuo viaggio fuori da questo mondo dove lasci tutti con un vuoto infinito. Sabrina amore mio, amica del cuore. Sabrina TVB per sempre». È un momento difficile per chi ha conosciuto e amato Sabrina, e il suo ricordo rimarrà nel cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di condividere momenti speciali con lei. Ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici, e le rivolgiamo un affettuoso pensiero mentre inizia il suo viaggio nell'aldilà.